L'inaugurazione della 67esima Festa Granda è andata in scena venerdì 7 settembre in una piazza gremita con l'esibizione del coro Ana Valtidone, diretto dal maestro Donato Capuano, del coro Ana Valnure e della fanfara sezionale di Ponte dell'Olio, diretti dal maestro Edo Mazzoni. La serata è stata presentata non senza commozione dal giornalista di Telelibertà Alberto Brenni, fratello del compianto Giuseppe Brenni, a lungo capogruppo degli Alpini di Carpaneto. I cori hanno intonato diverse cante spezzate da alcuni brani sul tema della Grande Guerra. La seconda giornata della Festa Granda è stata quella dedicata alle inaugurazioni e alle premiazioni. Le autorità e gli organizzatori si sono radunati nel cortile del Palazzo Municipale per premiare i ragazzi di terza media dell'Istituto Comprensivo di Carpaneto che hanno partecipato al concorso Italo Savi, dedicato al compianto alpino carpanetese. I premiati sono stati Monica Ziliani, Federico Lodigiani, Lorenzo Erpetti, Matteo Mariani e Pietro Gambazzi. Dopo la premiazione, gli organizzatori hanno voluto omaggiare tre vetrine tra le tante allestite dai commercianti locali. È risultata vincitrice la fiorista Cristina Schiavi del negozio Il Pistillo, al secondo posto Accessori ed Emozioni di Sara Saltarelli e terza classificata la lavanderia Oceano Blu di Maura Subacchi. È stata poi inaugurata la mostra di vecchie foto di alpini con cimeli storici risalenti alla Grande Guerra. Al termine dei saluti istituzionali, un corteo ha raggiunto Viale delle Rimembranze per inaugurare un cippo alla memoria dei caduti. Dopo la cena nello stand alpino, la serata è proseguita con il concerto Veglia Verde dell'orchestra di Matteo Bensi. Domenica, oltre 3.000 persone hanno partecipato all'evento clou, ovvero la sfilata lungo le vie del paese, dove le penne nere sono state incitate e applaudite da tantissimi cittadini. La giornata è stata impreziosita dalla presenza del vicepresidente nazionale dell'ANA, Lorenzo Cordiglia. Devo fare veramente i complimenti perché hanno organizzato una festa eccezionale, c'è una partecipazione veramente sentita. L'associazione da mesi fa sentire la propria voce sulla necessità del ripristino della leva obbligatoria per le giovani generazioni. Chiediamo che venga ripristinato un servizio obbligatorio al servizio della patria. E questo per far sì che i ragazzi imparino che prima di chiedere dei diritti devono avere dei doveri e svolgere i loro doveri. E noi vogliamo che questo dovere sia svolto a favore della patria. Dopo la messa, celebrata da Monsignor Luigi Chiesa, vicario generale della diocesi, gli alpini hanno consegnato una donazione per la missione nel Chiapas in Messico della carpanetese Giorgio Catoni e infine il passaggio della stecca a Corte Maggiore, che organizzerà la Festa Granda 2019. Gli alpini sono incredibili, senza gli alpini credo che perderemo il senso di patria, famiglia, sacrificio e dedizione. Viva gli alpini, viva l'Italia, viva Carpaneto e Corte Maggiore.